L'Università degli Studi di Sassari è uno dei soci fondatori di Artes 4.0. Il nostro macronodo è impegnato nell'erogare attività di alta specializzazione per le imprese. Uno degli esempi è rappresentato dal nostro impegno nel turismo che trova a casa all'interno dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Le nostre attività didattiche, di ricerca, le nostre competenze che vanno a vantaggio della digitalizzazione e innovazione delle imprese turistiche consentono anche di coinvolgere i nostri studenti. I nostri migliori talenti lavorano all'interno dell'aeroporto. Lo fanno le diverse aree funzionali che rendono questo aeroporto un'unicità nel panorama degli aeroporti nazionali e internazionali. Ingegner Pippo Bello, 20 anni di collaborazione tra la GEASAR SPA, gestore dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, e l'Università di Sassari. Quali sono i risultati raggiunti e qual è la prospettiva? In effetti, detta così, 20 anni sembra ieri. È una cosa che ci riempie di orgoglio, perché sappiamo che siamo un caso quasi unico al mondo di sinergia fra l'accademia, non l'accademia, quindi la formazione di altissimo livello, e un aeroporto. I risultati sono estremamente incoraggianti, di grande valore. Abbiamo un'integrazione, una sinergia veramente profonda. E si vede anche da, insomma, il fatto che gli studenti sono molto integrati e studiano molto volentieri, perché sanno di lavorare e di studiare in un ambiente lavorativo, quindi imparano molto di più, no? A me, quando ero studente, mi sarebbe piaciuto veramente avere questa esperienza. E poi anche per l'azienda, perché ha la possibilità di attingere dalla platea di studenti che poi si laureano, di attingere a risorse che sono altamente formate, che conoscono l'ambiente. Quindi un esempio virtuoso a questo punto di respiro internazionale che ci auguriamo possa continuare negli anni. Direi di sì. Beh, adesso 20 anni sono passati e che ampiamente collaudato questo esperimento, quindi sicuramente continuerà nel tempo, almeno da parte nostra assolutamente. E noi ci spingiamo anche sul trasferimento tecnologico, sempre nuovi progetti, magari anche in collaborazione con Artes e il nostro Competence Center, che insieme a noi, loro e voi potrebbe sperimentare nuovi progetti, magari ecco, intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, tutte quelle cose su cui stiamo già lavorando. Infatti stiamo già lavorando anche col vostro aiuto, con l'aiuto dell'università, appunto a iniziative di questo tipo, dove la tecnologia è veramente importante, la base di tutto. Quindi gli aeroporti utilizzano molta tecnologia, no? nei processi delle loro attività, no? Quindi ci orientiamo insieme al futuro, Silvio. Assolutamente. Grazie.